Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess. Io sono Carlotta e siamo sempre qui a IFA 2017 e abbiamo appena assistito alla conferenza Philips. Adesso vi portiamo in giro a mostrare i prodotti che ci sono piaciuti di più, però prima sigla! All'interno della conferenza hanno dedicato tantissimo spazio alle nuove TV e questa che ho alle mie spalle è la nuovissima TV OLED, che ha un piccolo nuovo sistema, anzi non tanto piccolo, sistema chiamato P5. È un sistema che permette alla TV non essere gestita soltanto da un processore, ma bene 5 che gestiscono l'immagine e tutto ciò che caratterizza la nitidezza dei colori. E come si può vedere dalla TV, questo processore è assolutamente ottimo. Uno dei motti che hanno presentato qui alla Philips è, come potete vedere lì, bigger look better, cioè non necessariamente nel momento in cui avremo delle TV molto molto grandi perderemo la qualità dell'immagine. Infatti questo tipo di TV mostra esattamente il contrario, perché nonostante le sue importanti dimensioni, la TV ha delle immagini assolutamente nitide, e vi posso assicurare che ha delle immagini assolutamente nitide. All'interno della conferenza è stato dedicato ampissimo spazio poi anche a tutto ciò che riguarda la salute e il nostro benessere. Innanzitutto è stato mostrato il nuovo modello di Purify, un nuovo macchinario, un sistema che permetterà di avere una qualità dell'aria migliore e permetterà a tutte quelle persone che soffrono d'asma e d'allergia di non avere più problemi e avere una qualità dell'aria eccellente. Qui possiamo vedere tutti i tasti per poter gestire e tutto sarà gestito all'interno di questa applicazione. Lo potremo gestire all'interno del telefono, in cui, come potrete vedere, assolutamente tiene le temperature, la situazione dell'aria fuori e la gestione all'interno della casa, quindi potremo gestire tutto all'interno del nostro smartphone. Un altro dei problemi che affligge l'uomo da città è sicuramente il problema riguardante l'insonnia, e per questa ragione Philips ha creato questo macchinario che si chiama Dream Station Go, che permetterà appunto di gestire il sonno, che consentirà di prendere appunti sulla situazione del sonno, come potete vedere qua, sempre tutto quanto sull'app. Il sonno, come i vari giorni, possiamo anche vedere le ore, e tutto ciò permetterà tramite questo tubicino di poter gestire meglio tutti quelli che sono i problemi riguardanti l'insonnia e problemi riguardanti il sonno. Ovviamente non potevano mancare tutto ciò che riguarda l'infanzia e i bambini, perché è presentato durante la conferenza questo nuovo apparecchio che si chiama YouGrow, che è effettivamente un biberon, però un biberon smart, che permetterà di vedere la salute del bambino, di poter valutare, di poter considerare poi tramite sempre l'applicazione, di poter vedere giorno per giorno come è la salute del bambino, le poppate e così via, che renderà la vita dei genitori sicuramente molto più semplice. E dallo stand Philips è tutto, continuate a seguirci per avere tutte le novità e tutte le news da dirette qui da IFA 2017. Ciao!